Ho pensato che il documentary fosse il giusto modo per, come posso dire, veicolare questo messaggio. E ho cercato di creare, insieme allo sceneggiatore Andrea Pisu, ovviamente, una storia che fosse un racconto per tutti, non solo per chi già conoscesse questa realtà o per chi magari è più sensibile a certe tematiche. CEFA si occupa di diritti umani perché portando lavoro nel mondo, nel semplifico, porta una sicurezza, porta una forza, no? E lo fa in uno scambio continuo con la realtà in cui va ad agire, perché quelle realtà non vengono, come posso dire, in quelle realtà non viene imposto qualcosa, ma c'è una conoscenza reciproca che porta alla maturazione di un progetto giusto per quei luoghi. Quindi questo automaticamente porta a un'autosufficienza. Ma tornando alla domanda del documentary, il documentary ci porta in una realtà che non è una vera realtà, nello stesso tempo racconta cose vere. E tra l'altro io mischio al documentario vero e proprio documentario, quindi alcune parti sono archivi veri e propri, che ovviamente abbiamo dovuto selezionare, e per renderli più simili e quindi per usare lo stesso linguaggio e amalgamare bene e rendere effettivamente riuscito il documentario, abbiamo deciso, ad esempio in Africa, di girare con delle attrezzature vintage, con originale della parte documentaria vera e propria. E quindi secondo me il documentary ci avvicina ai personaggi, alla loro sentire, quello più cinico di Cesare Borci, del nostro Loris, quello più magari avventuroso, del giovane volontario, quello del bambino e pure del giovane ragazzo che comunque e fiducia nel mondo, no? E tutto questo lo possiamo condividere con loro attraverso il documentario proprio perché sembra una storia vera, lo è, ma anche lo sembra perché non è tutto vero quello che racconto, ma è nello stesso tempo tutto vero. A proposito di questo, volevo chiedere, la parte vera, tra virgolette, cioè diciamo l'inizio, quindi questo volontario che viene conquistato dalle azioni, da ciò che fa appunto il CEFA, ecco, a quando risale? A quanti anni fa risale? E poi un'altra cosa, però intanto. Allora, sì, dimentico sempre. Diciamo che più o meno risale all'incirca, diciamo, a una quindicina, 13 anni prima, ecco, non abbiamo un tempo ben definito perché in realtà i repertori sono di vari periodi e noi, come posso dire, li rendiamo simili tra loro, ma appartengono a vari periodi. Matteo, che può rispondere anche per raccontarci come è stato per lui essere protagonista della parte del volontario e nello stesso tempo cioè dell'uomo già, del ragazzo già adulto, comunque del giovane uomo, ma anche del giovanissimo che parte va, e appunto lanciando il suo cuore all'ostacolo, portando con sé la sua curiosità e la sua magari anche voglia di vivere, ma tipica dei giovani, ma anche nello stesso tempo quell'inquietudine che un po' ti porta lontano e poi alla fine ti regala tanto, no? E, tornando alla domanda, No, sì. in linea di massima non volevo una data precisa, però ho immaginato che risaliva un po' di anni fa, perché adesso lui è responsabile, no, di un settore del CEFA e quindi ho pensato al passato del tempo. E poi il bambino che vediamo lì, il bambino John, e poi è il nostro Mauiti, che quindi insomma è diventato un giovane uomo, ma insomma comunque più un ragazzo, La voglio sentire ovviamente anche il resto del cast, perché come dicevo prima, insomma, Cesare, questo è un
un prodotto che ovviamente deve far conoscere il CEFA, però è fatto molto bene, è proprio un film, quindi i personaggi sono delineati con le loro storie, il loro spessore, quindi intanto complimenti. Grazie. Per questo, ecco, quindi volevo sentire anche loro. E poi una domanda, si dice nel film anche in modo un po' dubbioso, no? È un po' aiutiamoli a casa loro, però poi in effetti, cioè, non è poi così sbagliato da quello che vediamo, quindi ecco, se ci illumini un po' su questa cosa, sì. Grazie. Beh, rispetto al tema, diciamo, ci sono accezioni e accezioni di questo aiutiamoli a casa loro. Nel nostro caso l'idea è proprio quella di creare delle condizioni affinché chi comunque per sua scelta ha in mente un progetto migratorio lo possa fare, perché insomma muoversi è un diritto ed è un'aspirazione che accompagna l'uomo da quando è al mondo. Però che chi invece non decida volontariamente di intraprendere un percorso migratorio trovi nel luogo in cui nato, in cui vive, le opportunità di lavoro, di accesso ai servizi sanitari, educativi, di rispetto dei diritti, possa vedere realizzati i propri talenti, le proprie ambizioni e chiaramente rispettati insomma, per prima cosa i propri diritti basici, quindi l'accesso al cibo, l'accesso all'acqua, l'accesso all'istruzione. Quindi è un aiutiamoli a casa loro per quelli che vogliono rimanere lì e no però per tenere lì quelli che vorrebbero muoversi liberamente, ecco, sia chiaro che l'accezione è questa. Certo, no, avevo capito. Poi è bella questa cosa del latte, no? Delle mucche, che vengono date queste mucche, quindi il latte comincia ad essere il prodotto, diciamo, che può alimentare la comunità locale, può dar lavoro, può dare sostentamento. Sì, questa è una delle parti più verità, diciamo così, del film, perché è un progetto chiaramente complesso che abbiamo realizzato, è durato tanti anni, di cui ancora oggi chiaramente ci sono i frutti sul territorio. E il latte, l'allevamento, l'agricoltura sono un po' dei temi per noi molto caratteristici e crediamo che il latte sia stato un esempio interessante anche da mettere sul grande schermo, perché racconta un po' come attraverso la filiera, quindi il lavoro dalla produzione fino alla vendita, possa garantire un reddito dignitoso e quindi anche una vita migliore. Voglio sentire l'oggi. Quanto è stato importante far parte di questo film? Ma sì, come prima esperienza proprio, non ho mai avuto esperienza come attore. Entrando a farne parte, mi sono dato conto che pensavo che la signora che fosse una cosa facile, non si è dimostrato così. Va bene così, insomma, come di memorizzazione. Gente che ti fissa, perché non l'hai fatta? Due punti macchina, due ce n'era perché ti guardavano. Letteralmente non è cosa descrivibile, però sento una grande emozione per me. Infatti sono contento perché anche gli altri mi stanno dicendo che mi sono andato bene. Molto bene. L'ha detto anche Cesare. Molto, molto. Complimentone da Cesare. Ciao. Vabbè, poi è importante quello che racconti, no? Ovviamente nel... Sì, nel film, cioè, parlo del personaggio con cui è cresciuto da piccolo di una giornata, che ha a che fare con Marco, perché da dei grandi amici qui è aiutato a lavorare con il latte. E poi mi sono chiesto, ma parlare di latte in un ambiente come l'Africa, fare le formaggi, che mi sono detto come? Perché è fattibile, si può fare. Soprattutto da così. Può emozionare questo momento. Va bene, grazie mille. Grazie. Dunque, molto emozionata anch'io e felicissima di questa esperienza. Felicissima di aver avuto questo progetto e di averlo portato a termine insieme con i ragazzi di Genova, che sono speciali. Mi hanno preso un po' sotto la loro ala protettiva e quindi io sono tranquilla. E Marta, che è stata contenta di me, Cesare, spero sia stato contento di me. Ecco, e quindi è stata un'esperienza meravigliosa. Io vengo dal teatro e ho cominciato a fare cinema da pochi anni in realtà, avevo messo un piedino dentro nel 2017 e dopo ho deciso proprio di tutto.
È stato bellissimo, è stato bellissimo. Mi hanno portata, guidata, coccolata. E poi io, avendo adottato due bambini africani, sono anche più consapevole. Dal punto di vista personale, sono anche sì, più consapevole e anche coinvolta. Esatto. Vittoria ha un ruolo importante nel film, dico non possiamo parlare troppo perché sennò si spoilerà un po', però è un momento delicato, diciamo, di passaggio del film. Sì, esatto, non diciamo niente. Tanto l'hanno visto. Noi l'abbiamo visto. Loro l'hanno visto. Certo, certo. Vabbè, un ruolo piccolo ma diciamo fondamentale. È un ruolo piccolo, grande. No, piccolo è l'assassina. Sì, no, certo. Detto piccolo perché intendevo, non lo intendevo, ma infatti non lo intendiamo nessuno di noi, nel senso è un ruolo delicato, chiave, un ruolo chiave. Quello intendevo, piccolo nel senso di breve ma fondamentale. Esatto. Fondamentale. Meglio stato che non lo rischi nel grande schermo, non sono Torno sempre un po' sulla mia storia personale perché avendo passato in Africa un bel po' di tempo per le mie adozioni, mi sento più rassicurata, più felice di aver visto sul territorio un'associazione che va a rendere dei popoli in difficoltà autonomi nella loro crescita e nel loro sviluppo. Ecco, questo mi ha dato tanta fiducia nell'umanità. Tanto. Quindi mi sento migliore in questo. Ma lì posso aggiungere che ha composto anche parte di musica del film, perché è anche un produttore musicale. Per passione lo faccio. La colonna sonora non è di Maurizi, le musiche sono di Guido De Gaetano, ci tengo a dirlo, però alcuni brani sono di Maurizi. Non me la sarei mai aspettato, l'ho fatto sentire a Marta, così dobbiamo mettere dentro il film, però. Cosa? Davvero? Ma tu sai che progetti futuri spero che vada di nuovo in Africa, così ti chiamo di nuovo. esatto. Tanzania, anche un altro libro magari, perché... Mi ha svolto fare 5 persone, non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito nella mia vita quotidiana. Cioè io mi sono trovato davanti a una telecamera a recitare, così in tutto il piano, facciamo. Adesso sono per finire, non sono per finire. Si aggiungiamo una cosa che ci tenevamo a ringraziare anche D'Argent d'Amico, che ci ha donato il pezzo finale che mi piace un sacco, è bellissimo. Ed è perfetto, la carica si esce con sì, è bello. Perché appunto lui anni fa è venuto con noi in Tanzania, ha visitato, ci ha detto di essere diciamo, parte del progetto con questo regalo musicale. Sì, prezioso, diciamo. Sto lavorando a un docufilm su Birmanisi, a cui tengo molto, perché anche qui il racconto è un po' particolare perché c'è una parte di documentario ma c'è una parte di fiction che è come un mediometraggio all'interno di questo racconto, quindi insomma sperimento un altro metodo ancora. E poi il mio primo film, La stanza Indaco, che insomma girerò nel 2023, provo. Ecco, grazie. Benelli su Benelli.